Eh sì, ce l'hanno finalmente fatta. Dopo aver battuto per 1-0 l'Inter sabato 10 giugno ad Istanbul, Manchester City si è laureato campione d'Europa per la prima volta nella sua storia. È stato un percorso lungo e tumultuoso, pieno di delusioni, ma che alla fine ha conosciuto un lieto fine. Oggi vogliamo spiegarvi come il Manchester City, una squadra che solamente 25 anni fa è stata retrocessa in Championship, sia diventata adesso la migliore squadra del mondo. Con tutti i soldi che hanno speso, starei dicendo. Beh sì, ma non solo. Perché il progetto della Abu Dhabi United Group, gli sceicchi che hanno acquistato la proprietà del club nel 2008, è ben più ampio. E dunque meritano analisi più approfondita. Prima dell'era Abu Dhabi, il Manchester City non era che la seconda squadra di Manchester, dietro i loro cugini della sponda rossa, lo United, che aveva conosciuto la sua età dell'oro grazie alla gestione di Sir Alex Ferguson, durata ben 27 anni, dall'86 al 2013. In quel periodo hanno conquistato qualsiasi titolo che ci fosse, tra cui 13 Premier League, 5 FA Cup e ben 2 Champions League, facendo il triplete nel 1999. Insomma, un palmarès che farebbe invidia a chiunque. Nel frattempo gli Sky Blues non se la passavano così bene. Ogni anno si trovavano in bilico, lottandosela sempre nella zona retrocessione della Premier League e finendo anche più di una volta in Championship, se non addirittura qualche volta più in basso. Infatti, dopo un periodo di declino, nel 98 il Manchester City era addirittura finito nella terza divisione del calcio inglese. Solamente 25 anni fa! Nel 2002 riconquistano la promozione in Premier League e da quel momento non vi lasceranno più il posto. La data di svolta per il club è il 1° settembre del 2008, il giorno in cui la proprietà del club passa nelle mani della Abu Dhabi United Group, che trasformerà progressivamente la squadra da una di media classifica ad una dinastia in divenire. Il giorno stesso in cui gli sceicchi hanno acquistato la proprietà del Manchester City, hanno voluto comunicare molto chiaramente quali fossero le loro intenzioni, mettendo a segno l'acquisto di Robinho. Ma ve lo ricordate quanto era forte? Per 40 milioni di euro, il record per il club fino a quel momento. L'estate successiva la loro spesa non si è frenata, mettendo a segno altri colpi importanti. A Manchester sono arrivati Zabaleta, Company, Adebayor, Balotelli e Tevez, per un totale di solo 300 milioni di euro. A inizio video ti abbiamo detto che alla strategia dell'Abu Dhabi Group ci fosse molto di più. E così è, ma se rimani ancora un pochino posso spiegarti il perché, e se ti convinco lascia un mi piace e iscriviti al canale. Nonostante i grandi investimenti, il primo trofeo dell'era Abu Dhabi dei Citizens, diciamo che si è fatto un pochino aspettare. E ovviamente c'è stato bisogno di assumere un allenatore italiano come Roberto Mancini per iniziare a vedere i primi successi. Gli allenatori italiani hanno veramente quel che in più che manca a tutti gli altri, riuscendo a qualificarsi per la Champions League per la prima volta nella loro storia e addirittura vincendo l'FA Cup, il primo trofeo in 35 anni. Ma ovviamente i Citizens non erano sazi, inseguivano obiettivi ben più importanti e per raggiungerli era ovviamente necessario che spendessero ulteriori soldi, acquistando giocatori di altissimo profilo, tra cui El Kun, Sergio Aguero, arrivato il 28 luglio del 2011 per alti 40 milioni di euro. Nel 2012 il primo sogno si realizza. Manchester City vince le sue ultime 6 partite di campionato e arriva primo in Premier League, scalfendo proprio il Manchester United nel photo finish più incredibile della storia del calcio. Sollevano dunque lo scudetto, il primo degli ultimi 44 anni. Negli anni successivi il Manchester City continua nel suo percorso, vincendo altri titoli di Premier League, FA Cup e League Cup. Adesso tutto questo potrebbe solo sembrare i frutti dei 2 miliardi di investimenti della Abu Dhabi United Group. E per buona parte lo è, non possiamo negarlo. Ma sono stati molteplici i casi di investimenti importanti in squadre europee, ma nessuna di queste ha conosciuto il successo che sta trovando il Manchester City. Ricordiamo ad esempio il Malaga, che è stato comprato da un altro membro della famiglia reale del Qatar nel 2010, che nel giro di 8 anni sono passati da giocarsi la Champions League a retrocedere dalla Liga. Il successo che il Manchester City ha avuto nell'ultimo decennio è anche e soprattutto dovuto a una scelta di un'azienda nelle penombre, e cioè del City Football Group, che ha adottato una strategia fino ad ora mai vista nel mondo del calcio. Ci sono 3 attori principali nel successo del Manchester City. I primi 2 sono ovviamente quelli che attirano di più l'attenzione delle testate giornalistiche. Lo sceicco Mansour Al-Sayem Tapriam, ve lo scrivo qua, per favore, voletemi bene, membro della famiglia reale di Abu Dhabi, e Khaldoun Al-Mabrouk, Dean Son.
Questo first try proprio. Anche lui membro della famiglia reale in quanto giovane dirigente e consigliere. Diciamo che questi sono quelli che portano il grano al tavolo, ecco. Ma come ci dimostra il PSG, i soldi non bastano per portare a casa i successi. C'è un altro attore di cui parliamo molto ma molto meno, e cioè Ferran Soriano. Non il centrocampista del Bologna, ovviamente. Ex vicepresidente e direttore finanziario del Barcellona. Oggi riveste il ruolo di amministratore delegato del Manchester City. Soriano infatti aveva dei piani molto audaci. Voleva costruire la prima organizzazione calcistica globale. Per farlo pensa di creare club satelliti in altri paesi, evidenziando il ruolo e il potere del franchising nel mondo del calcio e dimostrando come il contributo della vendita di merchandising in tutto il mondo potesse aumentare significativamente i ricavi dei club. Sua idea era quella di creare una corporazione che avesse un misto di marchi globali come il Manchester City e molti marchi locali che fungessero da viadotti per alimentare il City di giocatori giovani e promettenti. Ma la sua migliore idea in assoluto deve essere stata la previsione della convergenza nel mondo dello sport e dell'intrattenimento nel nostro mondo globalizzato, intuendo il potenziale di crescita di questi enormi club dotati di enormi fanbase, trasformandole in vere e proprie aziende di intrattenimento globale. Per realizzare questo complesso progetto, il cosiddetto City Football Group fu creato nel 2013, una società che comprendeva un conglomerato di club in tutto il mondo, tra cui il Palermo in Italia. Ma non finisce qui. Nel 2014 hanno speso 150 milioni di sterline per costruire un nuovo centro di allenamento per la prima squadra e un nuovo centro di formazione per i giovani talenti, il cosiddetto City Football Academy, che ha il compito di esplorare il mondo alla ricerca di nuovi e promettenti calciatori, formandoli e modellandoli a giocare a calcio in un preciso modo fin da quando sono molto piccoli. Questa cosa fa abbastanza paura a me, non so voi. Un esempio di percorso che può fare un giocatore della City Football Academy è iniziare al club Atletico Torque in Uruguay, passare poi al Girona in Spagna e venire venduto al Manchester City, vivendo gli anni d'oro della sua carriera, per poi essere spedito a New York nell'MLS oppure a Mumbai in India a fare la pensione. Riesci a vedere le innovazioni che porta questo modello? Oltre ai vantaggi in campo, la rete di club alla City Football Group gli dà la possibilità di sviluppare ulteriormente la loro presenza commerciale. Il Manchester City è stata la prima squadra ad abbracciare le innovazioni tecnologiche della nostra epoca, realizzando il documentario All or Nothing disponibile su Amazon Prime, che gli ha garantito ulteriore visibilità in tutto il mondo, come se non bastasse. Tutto questo bacia perfettamente la visione di Soriano, che aveva immaginato la City Football Group come fulcro dell'intrattenimento e dello sport. Adesso dovrebbe essere ben chiaro che il progetto del City va ben oltre investire solo in qualche pedina per vincere trofei. Niente vieta che i risultati nell'ultimo decennio siano arrivati comunque. Mancava solamente la UEFA Champions League per incoronare il City come la migliore squadra del mondo. E dopo la delusione del 2021, quando hanno perso per 1-0 in finale col Chelsea, hanno saputo imparare dai loro errori e finalmente quest'anno hanno potuto alzare quel trofeo. Nonostante alcuni dicessero che non sarebbe mai riusciti a vincerlo.